Oggi andiamo a vedere come realizzare questa planimetria renderizzata in Photoshop utilizzando il parquet per la pavimentazione principale, il cotto per la pavimentazione esterna e le piastrelle per il bagno. Inoltre andremo ad aggiungere del piantume verde per dare un po' di colore a tutta la scena, utilizzando poi anche delle ombre molto semplici per dare spessore a tutta la vista. Da AutoCAD andiamo ad eliminare ciò che non ci serve, quindi tratteggi, eventualmente delle scritte, per poi andare nella tavola impaginata, nel layout 1 in questo caso, scalarla in modo adatto. E per scalare correttamente ti invito a vedere la mia guida. Scaliamola al 100 e facciamo una stampa in PDF per poi aprirla in Photoshop. Importiamo quindi dentro Photoshop la pianta in PDF utilizzando il Media Box come ritaglio. Andiamo a rinominare il file CAD, blocchiamolo e creiamo un nuovo livello e selezioniamo livello nuovo sfondo da livello in modo tale che questo sfondo diventi bianco bloccato. Andiamo a creare un nuovo contenitore di livelli che chiameremo in questo caso texture, dove conterremo tutti i materiali che vogliamo dare alla planimetria. Creiamo una sottocartella e iniziamo dal bagno. Trasciniamo la texture delle piastrelle del bagno su Photoshop nella barra in alto per aprirlo in un nuovo file. Spostiamolo all'interno quindi del nostro documento e scaliamolo in base a una visualizzazione corretta che potremo dare tra dimensioni delle piastrelle e realtà dell'ambiente. Usiamo Shift più trasciniamo con il mouse per duplicare in modo veloce il livello e uniamo le copie del livello fatte premendo Ctrl E oppure andando con il tasto destro sul livello appena creato premendo Unisci sotto. Posizioniamo come ci rimane più comodo, nascondiamo il livello. In questo caso andiamo a tracciare il contorno della pavimentazione. In questo caso utilizziamo prima il perimetro della stanza e poi andiamo a scorporare l'arredo. Sto utilizzando il lazzo poligonale. Creiamo una maschera e mettiamo il livello su moltiplica in modo da vedere le linee sottostanti. Con lo strumento selezione rettangolare, selezionando l'arredo che vogliamo togliere, postando il pennello sul pennello diciamo base, andiamo a togliere ciò che vogliamo scorporare dalla selezione, facendo attenzione a selezionare la maschera come livello per la pennellata. Premendo B si passa subito allo strumento pennello e in questo caso per i sanitari, il bidet e il WC, selezionando P, ovvero la penna e il pen tool, andiamo a creare il contorno curvo di questi elementi. Chiudiamo la selezione e facciamo crea selezione, in modo da creare quindi il tratteggio della selezione. Sempre selezionando la maschera andiamo con il pennello a spennellare di nero in modo da toglierla dalla maschera e quindi eliminare diciamo in modo non distruttivo la pavimentazione, e premendo Ctrl D dopo andiamo a togliere la selezione appena creata. Facciamo ora una correzione di tonalità e saturazione del livello andando a abbassare la saturazione aumentando un po' la luminosità in modo da non creare troppo contrasto con l'immagine e il CAD. Clicchiamo con il tasto destro sul livello appena creato per fare crea maschera di ritaglio in modo tale che questa correzione di livello vada ad influire soltanto sulla pavimentazione e non sul resto dell'immagine. E questo simbolo ci conferma che quel livello si vada ad applicare soltanto a quello sottostante. Creiamo una cartella per il parquet e usiamo lo stesso metodo appena fatto anche per tutto il resto della pavimentazione.
Salviamo il file, ricordiamoci di salvare arrivati a un certo punto. E creiamo un nuovo livello, chiamiamolo ombre, anche un contenitore dove raccogliere il livello base delle ombre. E possiamo dapprima lavorare con delle guide tramite il comando linea. In questo modo avremo dei riferimenti sempre costanti. Il problema è che andremo a creare, come vedete in questo caso, molti livelli che ci potrebbero alla fin dei conti dare fastidio ogni volta spostandoci dal livello delle ombre al livello delle guide per spostarle. Infatti io poi non le utilizzo più e vado ad occhio, soprattutto perché non è un qualcosa di molto preciso, essendo comunque un rendering fatto in Photoshop e non dettato da una planimetria 3D, quindi deve essere più un qualcosa di visivo che un qualcosa di reale. Facciamo ciò per le ante delle porte, per l'arredo, per gli elementi sanitari, facendo sempre il contorno del sanitario con la penna, creando la selezione e quindi scontornando con il pennello. Diamo un'opacità anche al livello, in questo caso io ho dato il 30%, e poi possiamo giocare appunto con l'opacità, con la sfumatura, come vedremo in seguito. Riattiviamo le texture e vediamo come sta tutto nell'insieme. Selezioniamo il livello delle ombre, andiamo su filtro, sfocatura, e andiamo a controllo sfocatura, giocando un po' con la sfocatura per nostro gradimento. Io nel mio caso seleziono un 3%. Creiamo un secondo livello e cerchiamo di creare le ombre da contatto. Io seleziono il pennello con lo colore nero e creo il contorno degli elementi fissi per dare un senso di contatto con pavimentazione comunque tra gli elementi. Gioco con l'opacità per vedere quale ci stia meglio. Questi controlli sono sempre dettati dal gusto personale, in base comunque al tipo di texture utilizzate, dalla planimetria. Gioco anche con la sfumatura, in questo caso do un 9% di sfumatura per queste ombre da contatto. E con lo strumento crea maschera, selezionando la maschera vado col pennello con il colore nero ad eliminare, tra virgolette, le zone che non voglio che siano così fortemente scure. Ora importo quelle che sono le piante nello stesso, diciamo, metodo per le texture, ma in questo caso vado a togliere la spunta del blocco dell'immagine, seleziono con la bacchetta magica lo sfondo, seleziona simile in modo che vada a eliminare lo sfondo bianco dall'immagine, che per il programma è molto semplice essendo un'immagine ricca di colori, le importo all'interno della planimetria, la scalo e la riposiziono. Lo faccio questo per tutte le immagini di alberature o piantume che io voglio inserire. Faccio anche qui un livello di correzione colore, di tonalità e saturazione, in modo da creare un'immagine visivamente accettabile, anche cromaticamente. E in questo caso, nella mia pianta, c'è un'area di sottotetto non accessibile e quindi creo un contorno di sottotetto, ma è un passaggio altamente a gusto personale. Poi dipende dalla planimetria chi la deve vedere, se il cliente, se la dovete inserire nel vostro portfolio o altro. Inoltre seleziono il livello CAD in modo che con la bacchetta magica vado a selezionare tutte le murature interne. E questo mi permette di andare a eliminare con una maschera le ombre che sono all'interno del muro. Infatti creando la maschera, cliccando sulla maschera e creando inverti, vediamo che le ombre all'interno delle murature, che erano quelle ombre soft, sono completamente sparite. Questo è il risultato finale.